tutti, a volte ritornano. Eccoci qua, siamo tornata per farvi vedere la mia night care routine. Diciamo che in questo periodo riesco a essere un po' più costante, quindi mi faceva piacere condividerla con voi. Questa sera ero truccata, quindi vado prima a fare una doppia detersione con questo burro struccante di Aromatica, l'Orange, che mi piace tantissimo, un prodotto che strucca molto bene ma rimane delicatissimo sugli occhi, infatti non brucia per nulla gli occhi e scioglie bene tutto il trucco. Qui lo massaggio, ci perdo un po' di tempo devo dire, perché sciolgo bene tutto quanto. Massaggio sia il viso per togliere il correttore, e non avevo fondotinta, avevo solo il correttore, e poi passo agli occhi. Anche qui ci dedico un po' perché sugli occhi per esempio ero parecchio truccata, quindi sciolgo bene il mascara e ombretto. Dopodiché bagno le mani e passo le mani bagnate sul viso. Come vedete, da burro, quindi da consistenza oleosa, diventa un latte, e questa cosa l'adoro perché, vedete, qui si vede proprio la forma latticinosa bianca, perché il prodotto non rimane unto. Dopodiché passo una spugnetta di mare per rimuovere tutti i residui, e poi appunto dopo che ho fatto questo passaggio con la spugnetta, con lì c'era Tiziano ogni tanto che faceva irruzione nel bagno, quindi se mi vedete parlare era perché parlavo con lui. Adesso facciamo il passaggio invece del detergente con tensio attivi, e qui utilizzo Pure Wash di Trivellato Cosmetics, che adoro, un detergente fantastico che rimuove tutto, impurità e residui di trucco, in modo delicatissimo ma efficace. Come vedete lo passo anche sugli occhi senza nessun tipo di bruciore. Tampono bene il viso con questo asciugamanino che avevo di Faber Organic, e adesso passo la The Lotion, sempre di Trivellato Cosmetics. Questa è una lozione che contiene degli acidi, fantastica perché effettua appunto una esfoliazione ma molto delicata, che però permette sia appunto di esfoliare la pelle ma anche di far penetrare in modo molto più efficace i trattamenti che mettiamo successivamente. Quindi la passo con un dischetto, guardate là i graffi che mi fa Mario in faccia, la passo bene sul dischetto e attendo un secondino che si asciughi, e nel mentre prendo il mio siero del momento, che è sempre Trivellato, che è il vitamina C30, un siero alla vitamina C, dove 30 sta appunto nella percentuale di vitamina C, che quindi è una percentuale veramente alta, e lo applico sul viso. Di questo siero, se volete, ve ne parlerò un po' più nel dettaglio quando mi sarò fatto un'idea. Adesso ovviamente è poco che lo utilizzo, posso dirvi soltanto che la sua applicazione è stupenda perché è un prodotto che si può massaggiare senza fare pallini, granulini, ma si stende benissimo, si massaggia. Io ne ho applicato una pipetta per tutto il viso e un pezzo di collo, come avete visto, e si è assorbito benissimo, ti dà anche il tempo di massaggiarli senza appunto essere fastidioso sul viso, non è appiccicoso. La mattina dopo la pelle era molto idratata e nutrita. Niente, un bacione.